oggi siamo in un nuovo video dove parleremo delle classifiche di film che hanno guadagnato di più. I Croods 2, una nuova era, The Croods 2. Allora, onestamente... Quanto ho guadagnato? Un milioncino, e 700.000, poco e niente. Il primo film, bello. No, il primo film ci sta, ma questo qua sembra superfluo quasi, cioè non... Sì, beh, poi non capendo, sì. Più che altro non capisco il senso di farlo, perché non è un brand... famoso. Sì, cioè, oggi se fai Croods 2 non è che i bambini dicono voglio vedere Croods 2, al massimo vanno quelli del cioè, tempo. Cioè, perché più che altro i Croods l'hanno fatto tempo, tanto tempo fa, se l'avessero fatto subito dopo l'uno... Tipo due anni dopo? Sì, sarebbe ancora stato di moda perché tutti avevano quelle robine del McDonald's. Sì. Oh, bah. Non è che interessi più a quasi nessuno i Croods 2. Vabbè, non me lo ricordo tanto bene. Però bello, 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 bellissimo. 8 e mezzo. Poi The Suicide Squad, missione suicida. Allora, aspettative alte, non ha guadagnato tantissimo. Solo 1.900.000 su quanti milioni che ha usato per fare il film. Tipo 180, qualcosa del genere. Beh, questo qui in Italia, non è che aveva detto 1 milione nel mondo, in Italia 1 milione. Mi aspettavo di più comunque. Anch'io, sì, però ricordiamoci il periodo di Covid, poi è uscito proprio quando era appena entrato in vigore il Green Pass nei cinema e molti non ce l'avevano il Green Pass, quindi molti non andavano a vederlo solo per quello. Il primo su Suicide Squad, però, l'hai visto? Sì. Fa schifo. Dettagli. 7, non mi hai incitato a parlare. Ma come 7? No, 2 e mezzo. No, io sono gentile. Peccato perché Suicide Squad, guardate, dopo che mi ero finito tutta la serie di Flash, lo so, parlavano tanto della Suicide Squad nella serie di Flash, mi sono detto, ah, sarà bella. No, non mi è piaciuta. The Conjuring per ordine del diavolo è un horror, ho visto il trailer. E di Conjuring ho visto il primo, che non è male, cioè, a me gli horror non piacciono perché hanno sempre delle robe, delle forzature così. Ma lui ha fatto bene, anche il finale colpisce particolarmente. 2 milioni in Italia e 100.000. Tu hai visto, non hai visto di Conjuring? No, però non, dal trailer cioè non è che mi ispirasse tanto. C'è un tizio che ha ammazzato qualcuno, vabbè. Poi vabbè, Crudelia, che vabbè, l'ho vista. Boh. Non c'entra niente con la Crudelia della carica di 100. No, non c'entra nulla perché la storia è sfasatissima. C'è una scusa per guadagnare sì, di più. Ah, bello. Secondo me sì, cioè non... perché si collega male. Perché il finale, spoiler. No. Il finale faceva schifo, non si collegava per niente la trama. Perché i cani, nel 2 rapivano i cani per farci cosa? Nulla. Nell'1, cioè in quell'animazione, rapivano i cani per farci cosa? Nulla. Crudelia ha messo la scena del film dove rapivano i cani per recuperare tipo una collana. E quindi già lì si era scollegato totalmente, perché avevano rapito i dalmata una volta, perché li dovrebbero rirapire. Beh, questo che è inventato prima, penso, della carica di 101. Eh sì, ma non si collega. Ma poi anche il finale non... cioè, non c'è niente. Voto, quindi? Boh, 6, non... cioè, no, vabbè, 7, ci stava come film, però... Allora, poi, come un gatto in tangenziale, ritorno coccia di morto. Allora, il primo film, boh, aspetta... L'ha visto Simone e tu voglio dare... Boh, voglio dare... L'ho visto anch'io 7, non è... Io, anch'io, l'ho visto sul 6,5-7, sì, perché comunque rispetto a molte commedie italiane è meglio, però non è niente di che neanche quello. Ma perché la commedia italiana non fa ridere, non si basa un po' troppo sugli stereotipi, sì. Questo qui specialmente, però delle volte funziona. Ma sì, ma funziona con gli americani che dicono ah, vedi l'italiano che mangia pizza, l'italiano che... Poi vabbè, Dune, questo ve lo criticherà Zieppo. Quinta posizione, con 3 milioni, giusto? Sì. Beh, allora, questo film è da vedere al cinema, andate tutti a vederlo al cinema, anche perché in caso non dovesse guadagnare abbastanza ci sarebbe il rischio della non uscita della seconda parte, che noi fan di Dune attendiamo. Quindi andate a vederlo anche voi che non siete interessati, perché dopo vi piacerà il film. Se non vi piace non capite niente di cinema. A vedere al cinema è veramente un'esperienza unica, vedi il verme, le scene del verme sono le migliori, tu sei lì che ti emozioni, giri, ridi. Senti i suoni che vengono no, da tutte avanti, le parti. Ci sono delle tizie che urlano. Sì, giusto in sala vedi delle tizie che dicono ah, c'è Timothée Chalamet e ti schifi, dopo loro guardano il telefono e non capiscono la trama, quindi ti arrabbi ancora di più. E poi dopo la fotografia, tutta la regia, gli attori, a parte Dave Bautista che non mi ha convinto troppo e anche Josh Brolin un po', però molto molto bello, veramente, andate a vederlo, uno dei migliori film, altro che Signore degli Anelli che non ho visto. Poi vabbè, Shang-Chi, quarto posto. Allora, no, non mi dal trailer non mi interessa. L'ho visto, non mi è piaciuto. Voto? Gli do un 8 perché era bellino, ma non mi è piaciuto come gli altri. Ma dai 8 non ti è piaciuta? Sì, potrò dare 8. Ah, la trama non mi convinceva tanto. Dal film, allora, già il trailer non era una delle robe che più convincete. Il film, sì, ci sta, però non va. Beh, il problema del trailer è che uno dice, vabbè, Shang-Chi non è collegato e non mi interessa tanto. Però in realtà magari poteva essere interessante come storia. Io non lo so, non l'ho visto. Non è collegato. No, è collegato, sì, ma non ha... Sì, no, no, però è un nuovo supereroe che non interessa a nessuno in quel senso lì. Sì, perché secondo me se lo collegheranno con qualche nuovo film che faranno,
Potrebbe interessare, ma così la me sembra un supereroe così fatto a caso. Rompiamo il collo. Black Widow. Terzo posto, con un incasso di 4.700.000. Io pensavo meno, perché aveva appena aperto il cinema, c'era ancora gente spaventata molto dal Covid. I simp per Scarlett Johansson. È una donna, ci sono tanti. Poveretta, sottopagata, messa fin su Disney Plus, il film ha perso milioni di euro. Un po' come Luca. Perché sono su Disney Plus? Deve essere infame. Ma sì, infatti io volevo andare a vedere Luca solo al cinema. E però non mi sono piaciuti tanto. Luca. No, Luca è un buon normale, un po' deludente il finale. Soul, bello, però anche lì avevo aspettative proprio altissime. No, io sono. Non lo so. Fast and Furious 9. Non mi spiega. Non ho mai visto un Fast and Furious, non mi sono mai interessati. Conosco non Fast t'ho detto! No, come fai? Solo per i meme. Me lo... Fai schifo. Conosco solo per fai i meme. Schifo. No. Fai schifo. Fai schifo. Don Toretto deve essere nominato sempre nel video. I love Don Toretto, ma non mi piace Fast and Furious. Al primo posto, signori, con quasi 5 milioni, i me contro te. Io ho visto il primo e tu il secondo, giusto? Io li ho visti entrambi. Contro te sono un gran classico. Io sono onestamente uno dei miei youtuber preferiti, ovviamente. Io li adoro, ho visto entrambi i suoi film, sia al cinema che a casa. Sì, sono andato al cinema a vederli, è stata una tortura. No, non è vero. Allora, la trama molto bella. Il fatto che ogni 20 secondi c'era una canzone mi è piaciuto. Signoresse best character. Bello, bello. Che è un tipo blu strano. Letteralmente nel trailer. Scotty ha appena reggiato. Siamo tutti. Perché un tempo, per una parola di troppo, annegava tutti. E poi vabbè, io ovviamente gli do 10 al film perché l'ho apprezzato molto. Meglio il primo o il secondo? Il secondo, nettamente. La scuola incantata. Era molto più budget, secondo me. Avevano capito stupendi. Che sebbene fosse un business fallimentare, in qualche modo funzionava. Beh, fallimentare no, dai, ai bambini piace. È fatta bene, dai. No, per essere roba per bambini è fatta bene, secondo me. A me il film ha fatto schifo, c'erano i buchi di trama incredibili, le reazioni per niente umane. Sta insultando i me contro te? No, no, sto dicendo che nonostante tutti i difetti del mondo presenti nel film, sono riuscito a usare un basso budget a fare un film che guadagna tantissimo, che ha divertito tanti bambini e che verrà ricordato nei loro futuri. Quindi, per me è un film che fa schifo, 4.5 il primo. Zitto! Il secondo non l'ho visto, però... Però intanto è una buona idea dietro. No, 10 a quel film se lo merita. Zitto, tu non sei un cavolo di film. Tu vatti a guardare Dune, non sei nulla della vera commedia. La commedia? Torna a guardarti Dune. Di un fan della... E quindi qua finisce il video. Torna a guardarti i tuoi vermi e i tuoi topi.